Il bambino delle oche sta su un piedestallo, un po' come il generale La Marmora, però il suo piedestallo è una fontana e lui è un bambino e ha intorno le oche ed è nudo, come spesso avviene ai bambini di bronzo o di marmo sui piedestalli. Lui credo sia di bronzo. Il piedestallo fontana è in mezzo a una piazza che si chiama La piazza del bambino delle oche, giustamente, non è una piazza molto storica, è una piazza di periferia. Non so perché il bambino delle oche è lì. Ci deve essere una storia, ci deve essere una storia dietro tutto questo. Ma io non la so. E le storie non sempre si fa bene ad andare a cercarle. A volte le storie, se le cerchi, scappano, svaniscono. Io so questo, che c'è il bambino delle oche su un piedestallo, su una fontana in mezzo alla piazza del bambino delle oche. L'ho visto passando per caso di lì e mi accontento, anche se sarei curiosissimo. Ho deciso che mi accontento, che non vado a fare nessuna ricerca e penso che forse un giorno lui, il bambino delle oche, gli verrà un'idea e scenderà dal piedestallo. Forse si bagnerà i piedi di bronzo nell'acqua della fontana, dirà alle oche di stare tranquille ad aspettarlo e camminerà veloce, veloce come camminano i bambini di bronzo, specie se hanno lasciato incustodite le loro oche, e verrà da me. Lo so che sembra assurdo, verrà proprio da me il bambino delle oche e mi dirà che ha deciso di raccontarmi la storia. E che però me la racconta mentre torniamo nella sua piazza per non stare troppo via, per non lasciare troppo a lungo da sole le sue oche. Io gli dirò che va bene e quando arriveremo insieme alla fontana io saprò già quasi tutta la storia e probabilmente deciderò di fermarmi lì, ad abitare lì, anche se non è una bella piazza, anche se è una piazza di periferia. Ma il bambino sorriderà e anche le oche a loro modo faranno vedere di essere contente. E io sarò felice in quella piazza un po' qualsiasi, perché sarò dentro una storia che ha deciso lei di raccontarsi a me. E così finalmente amerò e sarò amato nel modo giusto, nel modo non cercato. E se il bambino delle oche vorrà fare un giro per sgranchirsi le gambette di bronzo, ci sarò io a badare alle sue oche, nella piazza un po' qualsiasi, nella periferia un po' qualsiasi, un po' meravigliosa.